sono Mauro Grandi e ti sfermi. Ci racconti che cos'è l'impresa formativa simulata? L'impresa formativa simulata è un'impresa che viene registrata a tutti gli effetti su un portale del MIUR. Si tratta di fare un organigramma della scuola in cui si crea una partita IVA virtuale, in cui c'è l'impresa organizzata per consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, dirigente di qualità, i quali ragazzi sviluppano un progetto, un'attività con scambi con le altre imprese formative simulate che ci sono presenti nel MIUR, quindi sulla scala nazionale. Questa possibilità dà origine a altre attività nella sede di alternanza scuola lavoro e crea appunto una capacità di capire quello che è una realtà imprenditoriale vera di fuori della scuola. Siamo con la professoressa Monica Valli, abbiamo parlato di imprese formative simulate, come avviene l'assegnazione delle idee da sviluppare? Beh, le idee da sviluppare vengono selezionate, vengono proposte dai docenti sulla base di quelle che possono essere le problematiche più attuali o dal punto di vista ambientale o dal punto di vista della ricerca di soluzioni innovative in ambito tecnologico, in particolare di solito rivolte alla soluzione di casi reali in ambito ambientale. Ecco, 2 anni fa che idea, che suggestione avete consegnato ai ragazzi? Abbiamo pensato di assegnare ai ragazzi un problema sotto forma di sfida, diciamo, per trovare una soluzione per gli imballaggi plastici, in particolare per gli imballaggi alimentari. Siamo con Arianna Dalfrà, quinta CCH. Giusto. Ti chiedo, Arianna, come è stato sviluppato questo progetto della plastica, come è nata quindi l'impresa simulata Sweet Paper, che poi è diventata Mao Plastic. Beh, abbiamo sviluppato il progetto soprattutto a livello scolastico, affiancandoci appunto a un'azienda che ci ha aiutato e supportato, come hanno fatto i nostri professori, e abbiamo portato avanti questo progetto dalla terza fino adesso in quinta, cercando sempre di migliorarlo, e adesso andiamo in giro a presentarlo. Ecco, cosa in concreto, cosa prevede il progetto, cosa fate? Noi produciamo 2 tipi di bioplastiche, una bioplastica biodegradabile e una plastica idrosolubile. Appunto possono essere utilizzate nell'ambito del packaging alimentare con un grande ritorno economico riguardante appunto la solubilità della plastica in acqua che può essere applicata a contatto con gli alimenti. Come siete stati in giro con questo progetto? Dove vi ha portato la geografia dell'innovazione? Vabbè, prima tappa è stata Roma e poi siamo andati a Milano alla finale italiana dei giovani scienziati, nella quale abbiamo vinto l'accreditamento a Castic in Cina, e prossima meta è Bruxelles.